Sì. Krishna, Haribol, mi vedo bene? Sì, ho cambiato postazione oggi. Allora, vediamo. Sì, ci siamo. Jai, Hare Krishna, Claudia Maria Teresa, Katia Iani e Sita. Haribol. Allora, stasera abbiamo l'onore di ascoltare, di parlare di Jaira Damadava e di ascoltare di nuovo la nostra Bhakti Nelisa, che ha una voce meravigliosa. Quindi condivido lo schermo. Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari 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 Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Brajajana Ramjana Yashoda Nandana Brajajana Ramjana Yashoda Nandana Brajajana Ramjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunjabihari Jayo Radha Madhava Kunjabihari Jayo Radha Madhava Kunjabihari Jayo Radha Madhava Kunjabihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Brajajana Ramjana Yashoda Nandana Brajajana Ramjana Yashoda Nandana Brajajana Ramjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira
Vanachari Jamunatiravanachari Jayorada Madhava Kunjavihari Jayorada Madhava Kunjavihari Jayorada Jai Shri Radha Shri Madhavaki. Shri Radha Madhava Ki Jai. Dai, grazie Elisa. Che voce meravigliosa, che apre il cuore. Allora, innanzitutto saluto tutti quelli che riesco a vedere. Dunque, c'è Claudia Maria Teresa, Katia Iani, Stefania Sita, Valentina, Palmira, Laura Harivol, Alessandro, Bhakta Matteo Prabhu, Kevala Bhakti Mataji, Loredana, Salvatore, Hare Krishna a tutti. Allora, stasera leggiamo, parliamo un po' di questa bellissima canzone, Jai Radha Madhava, che, come ben sapete, si canta tutte le volte che c'è una lezione. Non proprio tutte le volte, ma quasi sempre. Srila Prabhupada la cantava prima della lezione. Hare Krishna anche da Emanuele. Quindi vi leggo la traduzione, leggiamoci la traduzione. Krishna è l'amante di Radha, egli mette in atto numerosi divertimenti d'amore nei boschi di Vrindavana. È l'amante delle pastorelle di Vraja, colui che solleva la grande collina Govardhana, l'amato figlio di madre Yashoda, che dà grande felicità agli abitanti di Vraja e vaga per le foreste lungo le rive del fiume Yamuna. Arrivolo Laura. Srila Prabhupada era molto affezionato a questa canzone e la cantava sempre prima di iniziare la sua lezione. Ad Allahabad e a Gorakhpur, Srila Prabhupada cadde in trance dopo aver cantato le prime due linee. E quando dopo un po' di tempo tornò alla coscienza esterna, disse: ora cantate Hare Krishna. Srila Prabhupada diceva che questa canzone è un dipinto di Vrindavana. C'è tutto: Srimati Radharani, Vrindavana, Govardhana, Yashoda e i pastori. Già, penso che quasi tutti o molti conoscano questa canzone. E tolgo la condivisione così magari vedete meglio. Allora, innanzitutto, prima di entrare nei dettagli di questa canzone, volevo condividere una cosa che ho sentito stamattina da Indra Dumna Maharaj e condivido con tutti perché mi sembra un elemento molto importante. Indra Dumna Swami stamattina diceva che, come possiamo vedere nei passatempi di Krishna, nelle descrizioni di Krishna, nelle canzoni, ci sono molti dettagli. Perché? Perché lui diceva, nel movimento per la coscienza di Krishna, o nella nostra tradizione Vaishnava, noi non cerchiamo di eliminare i pensieri, non cerchiamo di non pensare a niente, ma riempiamo la nostra mente di dettagli che riguardano Krishna. Riempiamo la nostra mente di Krishna. Perché? Perché la nostra mente inevitabilmente, è tipo una telecamera che riprende tutto, e lo sperimentiamo anche quando a volte cantiamo Hare Krishna, i pensieri, no? Ci vengono proprio nei momenti in cui noi cantiamo Hare Krishna e dobbiamo riportare l'attenzione sul mantra. Perché è molto difficile liberare la mente dai pensieri, ma se noi nella nostra mente ci mettiamo delle informazioni che riguardano Krishna, allora abbiamo possibilità di stare con la nostra mente e la nostra mente diventa nostra amica perché lei continua a svolgere la sua solita funzione, ma in questo caso arricchita di dettagli riguardo a Krishna. Perché è importante per noi avere queste informazioni. E tutto quello che riguarda Krishna,
tutto ciò che riguarda l'amore verso qualcuno. Ha detto che l'amore si vede nei dettagli, giusto? Perché uno può fare anche un discorso meraviglioso, ma poi magari nella pratica della dimostrazione dell'amore non si vede, non è sperimentato. Ma nei dettagli uno può capire quanto la persona è realmente attenta o ci tiene a quella relazione. Quindi, anche per quanto riguarda la coscienza di Krishna, l'amore si vede nei dettagli. E più conosciamo Krishna, e più i dettagli riguardo a lui aumentano, perché c'è un significato per ogni cosa. Stamattina stavo leggendo, stavo sentendo di come il bastone di Krishna è importante, di come le cavigliere di Krishna sono così importanti in molti passatempi, che ha detto che chiunque sente il suono delle sue cavigliere non vorrà sentire nessun altro suono. O chiunque sente il suono del suo flauto si dimentica tutto del mondo materiale. Quindi, più sentiamo parlare di Krishna, più abbiamo informazione e meglio è, più la nostra mente si purifica e si arricchisce. Ecco perché in tutte le canzoni e in molte, anche quando leggiamo il libro di Krishna, ci sono dettagli, no? Di tante cose. Uno può pensare, quando si avvicina alla vita spirituale, pensano che non deve più pensare a niente. Invece nella coscienza di Krishna i dettagli aumentano, anzi sono sempre più fini e sottili. Quindi, con questa base, che ritengo importante per qualsiasi canzone che noi affronteremo, ci approcciamo a vedere le prime due parole, anzi, il primo significato della prima riga è Jai Radha Madhava. Ora, Jai significa tutte le glorie. Radha, chi mi sa dire qual è il significato di Radharani? Qualcuno può dirlo, sono sicuro ci sono molti devoti in linea che possono aiutarmi. Cosa significa Radha? Vediamo chi mi aiuta. Anche Piero, se tu lo vuoi dire, puoi dirlo. Va bene, allora aspettiamo che qualcuno dica il significato di Radha. Potendo di amore, Emanuele, grazie che intervieni. Potendo di amore, potendo vorrei dire potenza di amore probabilmente. Sì, sicuramente, ma non è la definizione giusta. Essenza dell'amore, sì, ma anche. Sicuramente lei è la personificazione dell'energia di piacere di Krishna, ma la parola Radha proprio cosa significa? Non è potenza di amore, diciamo, ci si può anche arrivare a potenza di amore perché di fondo è così, ma ha un altro significato un po' più particolare. Grazie Maddalena anche per averci provato. Va bene, vediamo, quindi lo dico io nel caso non arrivi qualcun altro. Oppure prima di Radha, chissà cosa significa Madhava? Così poi le analizziamo insieme. La parola Madhava è uno dei tanti nomi di Krishna. Madhava, forse dobbiamo aspettare un po' di più. Va bene. Allora, inizio da Radha. Radha viene dalla parola sanscrita Aradhana, che significa adorazione. Radharani, Rani significa regina e Radha significa adorazione. Quindi Radha significa colei che è la più esperta nell'adorare Krishna. E ovviamente Krishna è la personificazione dell'amore, ma Radharani è colei che attrae la personificazione dell'amore. Stavo leggendo prima che Krishna e Radharani sono paragonate al sole e alla luce del sole. Sono inseparabili, non si possono separare la luce del sole dal sole. E ci si può pensare che ovviamente il sole, la luce non esiste senza il sole. Nel senso che il sole viene prima, ma appena arriva il sole c'è anche la luce.
Quindi Krishna e Radharani sono paragonati proprio alla luce e al sole, sono sempre insieme. E ovviamente è detto che tutto ciò che Radharani fa tutto ciò che fa piacere a Krishna. E a Krishna piace tutto quello che fa Srimati Radharani. Quindi Jai Radha Madhava, Srila Prabhupada diceva che questa canzone è un dipinto di Vrindavana, perché a Vrindavana l'eroe e l'eroina sono Radha e Krishna, Radha Madhava. Madhava, mi sono dimenticata di dire, che ha diversi significati, ma Srila Prabhupada diceva Madhava significa il marito della dea della fortuna. Ma significa fortuna e Dava significa consorte, quindi il marito della dea della fortuna. Quindi Jai Radha Madhava, quindi tutte le glorie a Radha Madhava che sono il centro e la vita di Vrindavana. La vita di Vrindavana, di tutti gli abitanti di Vrindavana, gira attorno a Radha e Krishna e intorno a nessun altro. Quindi Jai Radha Madhava, vediamo un po', soffermiamoci un po' più su Krishna. Allora, Krishna ha delle caratteristiche, così mi aiutate. Krishna, quali sono le caratteristiche principali che vi vengono in mente di Krishna? Quali sono i dettagli riguardo alla sua personalità? Mentre vi vengono in mente quali sono i suoi dettagli? Io vi posso dire che Krishna non è semplicemente una parte di Dio, è proprio Krishna la persona suprema. Nel Bhagavatam, credo che sia 1.3.27, dice: di tutte le infinite incarnazioni, Krishna è la persona originale, quindi non è una persona qualsiasi, non è una porzione di Dio, un'emanazione. Krishna è un nome che è appropriato soprattutto per Krishna, Dio, la persona suprema, che è colui che lui, Krishna è la rappresentazione dell'amore, e Vishnu è la rappresentazione della potenza, dell'onnipervadenza, l'aspetto di Dio, quello per cui noi abbiamo reverenza, quindi qualcuno più onnipotente, pieno di opulenze, pieno di forza, ricchezza, fama, colui che ha tutte queste opulenze, noi abbiamo un senso di riverenza nei suoi confronti. Mentre Krishna è quell'aspetto di Dio che si spoglia, è Dio che si spoglia dell'aspetto di Dio, è Dio che ha delle relazioni d'amore molto profonde. Questo è dove stanno arrivando come le opulenze, sì, caratteristiche di Krishna, bellissimo, ricchissimo, fortissimo, potentissimo, saggissimo, rinunciatissimo. Già, Laura, grazie. Sì, non mi riferivo a quelle, mi riferivo a dettagli tipo fisici. Per esempio, inizio io, una delle caratteristiche che portano a piuma di pavone, giusto? Siete tutti d'accordo? Ha il colore di una nuvola carica di pioggia, una nuvola scura carica di pioggia, porta il flauto. Ha degli orecchini, ha degli orecchini che hanno una forma particolare. Vediamo qui se lo ricorda il flauto, già è Laura. E dovete sapere che ha diversi tipi di flauti, non ha solo uno. I suoi flauti hanno diverse caratteristiche, ogni flauto ha un suono particolare. Quello che lui usa spesso è quello di bambù. Già è Laura, grazie. Gli orecchini sono a forma di squalo, di pesce cane. Quindi ha tantissimi flauti, ha tantissimi bastoni diversi, il ciuffo di peli sul petto, già è Bhakta Matteo Pavlosi, il ciuffo di peli bianchi sul petto, ha anche un segno sul petto, chi se lo ricorda. E poi indossa una ghirlanda di fiori di selva. Ha un profumo particolare, vediamo chissà che profumo particolare porta Krishna. Tra i tanti, ha un profumo molto particolare di una pianta, di un muschio particolare. Gelsomini, tu dici ghirlanda di gelsomini o profumo di gelsomino? Non è profumo di gelsomino. Però sicuramente nella ghirlanda ci sono anche i gelsomini, anche se lui porta una ghirlanda che polpa di sandalo, già è grazie Matteo, fatta Matteo,
Allora, rimaniamo su, ci rimane un'incognita del profumo che è Krishna, che emana il corpo di Krishna, e come si chiama la ghirlanda di fiori selvatici, di fiori di foresta. Quindi perché questo? Perché è importante, eh? Così che ci soffermiamo sui vari dettagli di Krishna. Quindi è già Radha Madhava, il centro della vita di Vrindavana, la vita stessa di tutti gli abitanti di Vrindavana. Infatti, quando Krishna va via da Vrindavana, tutti gli abitanti erano praticamente quasi considerati morti, perché avevano perso il motivo, l'essenza per cui loro dovevano rimanere in vita. Poi dopo comunque sopravvivono, perché sopravvivono col pensiero di Krishna. Quindi è Jai Radha Madhava Kunja Vihari, quindi Krishna svolge tantissimi passatempi nelle foreste di Vrindavana. Le foreste di Vrindavana sono 12. Tutte sono sparse sulle rive del fiume Yamuna. Da un lato ce ne sono 7 e dall'altro ce ne sono 5. Elisa, ah, Elisa, arriva. Quindi, Kunja Vihari, in questi luoghi, in queste foreste, ci sono tantissimi passatempi e gli alberi che fanno parte di queste foreste sono yogi perfettamente realizzati, sono anime perfettamente realizzate, che non sono alberi comuni, sono tutti Kalpavriksha, sono questi alberi, non so se vi ricordate, parlavamo di questi alberi che quando ci si siede sotto si può vedere realizzato qualsiasi desiderio. Arrivo all'inizio oggi. Si può vedere realizzato qualsiasi desiderio. Le radici sono fatte di gioielli preziosi, di diamanti o di pietre preziose, quindi non sono alberi comuni. Tutta Vrindavana è il mondo spirituale manifestato in questo mondo materiale. Quindi tutto ciò che la riguarda non è di natura materiale, anche se ai nostri occhi può sembrare così. C'era una storia, non mi ricordo, di uno dei Goswami che una volta aveva. No, non era uno dei Goswami, era un devoto che era andato a farsi il bagno in uno dei kunda di Vrindavana e sugli scalini aveva visto che lo scalino andava riparato. E quindi è andato da uno dei Goswami e ha detto: bisogna riparare lo scalino. E Goswami ha detto: non abbiamo possibilità di riparare quello scalino. Lui dice: come non abbiamo possibilità di riparare lo scalino? Certo che possiamo ripararlo. E va a prendere qualcosa tipo, non so, calce per ripararlo. Ma ha una visione quando arriva vicino a questo scalino. Vede che questo scalino in realtà è fatto di pietre preziose e quello che lui avrebbe portato per riparare lo scalino non serviva a niente. Quindi riceve la misericordia di avere la visione che a Vrindavana niente ha l'aspetto che noi vediamo esteriore, ma in realtà è fatto di pietre preziose, di gioielli, di smeraldi, diamanti, quindi con pietre che non fanno parte di questo mondo materiale, non le quantità che noi siamo abituati a conoscere, che sono minime. Quindi, Jai Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha. Vallabha significa amante. Jana significa le persone, la gente, gopi, quindi un po' come dire l'amante della specie delle gopi. E le gopi non sono pastorelle comuni, perché il loro amore per Krishna non è basato sul fatto che è Dio. Loro non dicono che siccome Krishna è Dio lo amiamo. Loro non gli interessa nemmeno che Krishna è Dio. Sono innamorati di Krishna, innamorate di Krishna perché sono innamorate e basta. Non pensano, oh, siccome è Dio, ci conviene amarlo. La testa, il ragionamento non ha nessun ruolo nel loro amore verso Krishna. Il loro amore è un amore puro e loro sono disposte a tutto per Krishna. Anche qui c'è un altro passatempo in cui è detto che un giorno Krishna aveva mal di testa. E i devoti non sanno come fanno a farglielo passare. Anche Krishna c'ha il mal di testa, come succede anche a noi, però lui in maniera trascendentale.
Quindi i devoti dicono: ma cosa possiamo fare per farti passare il mal di testa? E Krishna dice: ho bisogno che mi portiate l'acqua che ha lavato i piedi di un puro devoto. E i pastorelli vanno ovunque, vanno a Chiavana dei Brahmani, dicono: ci dai l'acqua, Krishna ha mal di testa, ci dai l'acqua per portare la Krishna Brahmani. Dicono: no, 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 è un'offesa. Se mi lavate i piedi con l'acqua dei miei piedi, la mettete sulla testa di Krishna, andrò all'inferno. No, 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 non esiste proprio. Vanno da altre persone, tutti dicono la stessa cosa, perché dicono: no, 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 è offensivo che tu metta l'acqua dei miei piedi sulla testa di Krishna, chissà cosa mi succede. No, no, no. Vanno dalle gopi, alla fine giungono alle gopi e gli dicono: Krishna ha un grande mal di testa. E le gopi dicono: cosa possiamo fare? I pastori dicono: dobbiamo lavare i vostri piedi e con quell'acqua dobbiamo aiutare Krishna a portarla a Krishna. Le gopi dicono: sì, vabbè, fate subito. Non pensano: no, noi andremo all'inferno, Krishna è Dio, la persona suprema, e chissà che cosa ci succederà. Lo fanno subito senza pensarci. Così come anche, non so se vi ricordate, la storia dei Brahmana, no? E delle mogli dei Brahmana, la differenza. Quindi, quando c'è un amore puro, non si ha nessun interesse personale per se stessi. E questo è l'amore che gli abitanti di Vrindavan hanno per Krishna. E anche noi, Srila Prabhupada diceva nella spiegazione, la nostra aspirazione è anche noi diventare dei jana, degli abitanti di Vrindavan, e sviluppare lo stesso amore per Krishna. E cosa succede quando Krishna vede che le persone che sono completamente dipendenti da lui sono in pericolo? Cosa succede? Qualcuno mi dice? State leggendo il libro di Krishna da tanto tempo. Arigola Mujakshi Mataji. Quando Krishna vede che gli abitanti di Vrindavan sono in pericolo, lui li protegge. Cosa fa? Addirittura, Hare Krishna, addirittura dice: Gopi Janavallava Giri Vara Dari. Giri significa montagna, Vara si riferisce sempre alla collina Govardhana. E Dari significa che solleva. Quindi Krishna è disposto a sollevare una montagna per proteggere i suoi devoti. Giri Vara Dari. Per quello Srila Prabhupada diceva: in questo dipinto di Vrindavana c'è tutto. C'è Radha e Krishna, ci sono le gopi, c'è la collina Govardhana. Perché la collina Govardhana, Vrindavana, ha un ruolo particolare. È considerata la corona di Vrindavana. Soprattutto perché quando Krishna l'ha sollevata sulla mano sinistra, quando Krishna l'ha sollevata, Govardhana era in alto, quindi quando noi abbiamo la corona, quando il re ha la corona la mette in alto, così sulla testa, no? È superiore alla testa stessa. Quindi Govardhana è considerata la corona di Vrindavana. Perché? Perché l'ha sostenuta da Krishna, o alcune volte paragonata all'ombrello di Krishna che ha protetto tutti gli abitanti di Vrindavana. E in questo caso, non so se vi ricordate, ma sì, l'abbiamo letta, no? Nel libro di Krishna, del perché Krishna solleva la collina Govardhana, perché dovevano fare un sacrificio a favore di Indra. Ma poiché Krishna sapeva che Indra si era inorgoglito, Krishna riesce a convincere suo padre e tutti gli altri pastori, quindi un bambino di 7 anni convince pastori anziani a non svolgere, non dedicare il sacrificio che stavano facendo verso Indra, ma a dedicarlo alla collina Govardhana che forniva erba, frutta, acqua per le mucche e per gli abitanti di Vrindavana. Quindi un bambino di 7 anni riesce a convincere delle persone adulte a non dedicare il sacrificio, scusate,
scatenando così l'ira di Indra, che si arrabbia tantissimo e manda tornadi, manda piogge torrenziali su Vrindavana, disposto a uccidere tutti gli abitanti di Vrindavana. Non solo uccidere Krishna, li voleva uccidere tutti. Però Krishna cosa fa? Entra in una caverna della collina Govardhana, dall'interno, e gli abitanti di Vrindavana vedono questa scena, vedono la collina alzarsi. E Krishna sotto che lo tiene con il dito mignolo della mano sinistra. Il dito che noi usiamo meno è un dito anche debole, non si può fare molto col mignolo. Però Krishna con questo passatempo dimostra: io col dito mignolo, il mio dito mignolo è superiore a tutti gli esseri celesti. E lui sta sollevando la collina Govardhana. E la collina Govardhana quando viene sollevata, noi tutti sappiamo cosa succede quando noi alziamo un sasso da terra, no? Se noi alziamo un sasso, sotto c'è terra, a volte ci sono gli insetti o non so, gli animaletti che si vanno a rifugiare sotto il pezzo di pietra, sotto la pietra. Immaginate una collina che si alza, cosa c'è sotto? Ci si può immaginare che c'è di tutto, no? Come minimo la terra che scende. E in realtà no, non solo non c'era terra che cadeva, né pietre pericolanti che cadevano dalla collina, perché l'energia di Krishna aveva fatto in modo che tutte le buche da dove poteva anche passare l'acqua erano state coperte da Anantashesha. E il soffitto, la parte bassa della collina Govardhana era fatta di pietre preziose di ogni genere che illuminavano il posto dove c'erano Krishna e tutti i pastorelli. Ecco perché c'è una grande festa. È detto anche addirittura che c'erano sotto la collina c'era erba fresca per le mucche per poter andare a mangiare, da mangiare, c'erano distese d'acqua, c'era i pianeti superiori, quello che uno può pensare che ci sia in paradiso, era lì sotto la collina Govardhana. Quindi Krishna è disposto a questo. La collina Govardhana è l'emblema di a cosa è disposto Krishna per proteggere i suoi devoti. Infatti, molto spesso tra devoti ci si ricorda questa cosa quando noi abbiamo qualche difficoltà, ci si ricorda, pensa a Krishna che ha sollevato la collina Govardhana. Se ha sollevato la collina Govardhana può fare di tutto, quindi può risolvere anche un problema un po' più piccolo. Quindi quando eravamo al tempio con le mie amiche meditavamo su questo passatempo perché pensavamo che Krishna ha sollevato la collina Govardhana, se vuole può risolvere problemi molto più piccoli di una grande inondazione che ha salvato tutti i devoti. Hare Krishna Gianni Santini. Quindi ecco, quindi Jaira Damadava Kunjaviari Gopi Janavallava Giri Varadari. E poi c'è Yamuna Tira Vanachari, significa che Krishna vaga sulle rive del fiume Yamuna. No, scusate, mi sono dimenticata Yashoda Nandana. Allora, Yashoda Nandana, quindi il figlio di madre Yashoda. Krishna molto spesso non viene chiamato col suo nome, Krishna o Madhava o Gopinath, ma viene chiamato col nome. Viene detto tipo figlio di Yashoda. Yashoda Nandana significa il figlio di Yashoda. Quando si dice Yashoda Nandana ci si riferisce a Krishna. Perché? Perché la madre è molto importante e Krishna assume, si fa chiamare con questo nome. Perché? Perché Dio ha nella leggevo una spiegazione di Srila Prabhupada, non sono parole mie. Srila Prabhupada dice, diciamo, in questa spiegazione, perché Dio è la persona suprema. Anche lui si sente di voler essere punito qualche volta. E chi è che può punire Dio, la persona suprema? Nessuno, praticamente nessuno. Nessuno oserebbe. Per cui lui, quando qualche devoto ha nei suoi confronti una relazione di padre o di madre, lui l'accetta con tutto il cuore, perché anche lui vuole vivere quella relazione di essere punito dalla madre. So, quando Krishna era piccolino si era mangiato la terra, madre Yashoda gli dice: ma cosa hai fatto? E Krishna dice: non ho fatto niente. E Balarama dice: sì, lui ha mangiato la terra. Quindi ci sono tanti passatempi
Perché? Perché Krishna ha tanto desiderio, gli piace avere questa relazione di essere il figlio di qualcuno, di essere inferiore, o anche quando gioca con i pastorelli, molte volte Krishna perde e deve portare i pastorelli sulla schiena. Perché questo? Perché Krishna è attratto dal puro amore, così come lo siamo attratti anche noi in realtà. Se ci studiamo anche noi siamo attratti, quando qualcuno ci tratta con riverenza. Ok, una cosa può essere interessante, ma quando qualcuno ci tratta con amore intimo ed è vediamo che sinceramente è interessato solo a stare con noi, è più appagante. Hare Krishna Prabhu. Quindi, Yashodhana Navraja Jana Ranjana. Ranjana significa il re, Jana di nuovo come prima, della gente, di Vraja. Vraja è il nome di Vrindavana. E poi dice Yamuna Tira Vanachari, quindi Krishna vaga sulle rive del fiume Yamuna. La Yamuna è anche tutte queste. Questa canzone è fatta solo di quante righe? Ce l'ho qua, non è il controllo. È fatta di 4 righe. Non è lunga, però contiene tutto ciò che riguarda Krishna. Dice Yamuna Tira Vanachari, vaga per le foreste lungo le rive del fiume Yamuna. E la Yamuna è un altro degli aspetti importanti dei passatempi di Krishna. La Yamuna non è altro che un'altra manifestazione di chissà chi. Qui vedo, sono arrivati i Pandit. Quindi chissà chi è la personalità della Yamuna. Aspetto, eh. Siamo ancora. Allora, aspettiamo 3 risposte. Come si chiama la ghirlanda di Krishna? Qual era l'altra? Non mi ricordo più nemmeno io. Vabbè. Chi è la Yamuna? La Yamuna è molto importante nei passatempi di Krishna, estremamente importante. Detto che quando Krishna suona il flauto, allora le creature mobili diventano immobili e ciò che non si muove si muove. Yama la figlia del sole, no. Srimati Lakshmi Devi, no. Aspettiamo altri suggerimenti. Cosa succede quando Krishna suona il flauto? Le mucche, i vitelli che stanno bevendo il latte delle mucche, rimangono così con la bocca aperta che il latte continua a scendere e loro non mangiano perché le orecchie sono completamente assorte nell'ascoltare il suono del flauto di Krishna. Quindi i cervi rimangono immobili così. La Yamuna, invece, voi sapete, no, che quando ci sappiamo tutti, quando il fiume scorre, la corrente è molto forte e quindi è portato ad andare verso una certa direzione. Ma quando il flauto di Krishna suona, la Yamuna si ferma, l'acqua si ferma perché vuole sentire il suono del flauto di Krishna e si creano dei mulinelli perché la corrente da qualche parte deve muoversi. Quindi si creano dei mulinelli perché la Yamuna ha bisogno di ascoltare il flauto di Krishna. Ci sono anche varie altre caratteristiche, per esempio, hai detto che quando fa molto caldo c'è una nuvola che va sopra Krishna e spruzza dell'acqua così da tenerlo fresco. Cos'altro? Quindi io stavo guardando se c'erano risposte sulla Yamuna, su chi è la Yamuna. Vabbè, aspetto ancora. E invece, come si chiama la ghirlanda che porta Krishna fatta di fiori di selva? Va bene, queste domande continuiamo. Aspettiamo risposte. Quindi, questa canzone Jai Radha Madhava è. Per Srila Prabhupada è molto importante, e vediamo come ho letto prima che aveva avuto proprio sintomi d'estasi, si era fermato, era entrato in trance. I devoti non sapevano cosa fare, non sapevano se fermarlo, cioè se toccarlo, interrompere quella trance o se.
non sapevano cosa fare, quindi dopo un po' hanno iniziato a cantare Hare Krishna molto sommessamente. Srila Prabhupada ha detto sì, cantate Hare Krishna, si è ripreso, ha detto cantate Hare Krishna. Ovviamente non ha mai rivelato cosa lui ha visto, ma ha detto soltanto che questa canzone è proprio un dipinto di Vrindavana, perché ci sono tutti, sono tutti presenti. Quindi sì, possiamo meditare su questo dipinto. Ogni volta che cantiamo Jaya Ramadeva, possiamo anche, mentre lo cantiamo, possiamo meditare sul significato e possiamo anche cercare di visualizzarlo. Quindi sì, questo. Sto vedendo che non ci sono risposte, allora vi dico io chi è la Yamuna, se non ci sono altri tentativi. La Yamuna è una manifestazione e espansione di Vishakha Devi, una delle gopi. Vediamo che queste personalità si espandono per servire Krishna in ogni modo. Invece la ghirlanda lo sapete, la ghirlanda non lo dico. La ghirlanda dei fiori di selva ha un nome particolare. Vediamo chi se lo ricorda. Vabbè, io aspetto, non lo dico perché sono sicura che lì nel gruppo dei devoti presenti sapete come si chiama la ghirlanda. Vai, 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 qui c'è un suggerimento, vai. Qualcuno vuole continuare, vuole riempire i puntini messi da Richitta. Ah, e l'altra domanda era: qual è il profumo del corpo di Krishna? Vediamo che sicuramente Katia Iani lo sa, Elisa lo sa. Gli altri non sono sicura al 100%, per cui non li nomino, solo perché non li conosco bene. È il profumo, Arti, Arival, è il profumo del corpo di Krishna. Chi si ricorda più o meno? O vuole dirlo? Vabbè, rimaniamo così rimaniamo così sospesi. Vediamo cosa succede. Vi volevo leggere qualcosa di Srimati Radharani, così. Vediamo, nel frattempo forse arriva la memoria a qualcuno. Più che memoria, il coraggio di scriverlo. Allora, vi leggo solo questo. Muschio! Sì, sei molto vicina! E come si chiama questo muschio? Non è... Al compleanno di Arati Bhakti Stefan. Harival! Hare Krishna! Dobbiamo cantare la canzoncina. Non rinascere più, non rinascere più, non rinascere più. Hare Krishna to you! Harival Arati, happy birthday! E Hare Krishna Stefania, tanti auguri. Va bene, Laura si è avvicinata tantissimo. Sì, è un muschio, ma non è il muschio che quello che conosciamo noi. Il profumo di Krishna è l'aguru, è un aroma particolare. Mentre la ghirlanda, siamo rimasti con i puntini in sospeso ancora. Volevo solo leggervi questo. Due estratti, sono molto brevi. Uno di Prabodhananda Sarasvati, che è un grande devoto, che dice riguardo a Radharani: l'essenza della bellezza e del rasa, la quintessenza della beatitudine e della compassione, l'incarnazione della dolcezza e dello splendore. Possa la mia mente prendere rifugio in Radha, la quintessenza di tutte le essenze. E quando diciamo Radha Krishna, normalmente vedete si dice Radha viene prima di Krishna, così come nel mantra Hare Krishna, Hare rappresenta Radharani, viene prima di Krishna.
Mentre nella Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capitolo 4, verso 95, c'è scritto: il Signore Krishna incanta il mondo intero, perché Krishna significa l'infinitamente affascinante, ma Sri Radha incanta persino lui. Perciò lei è la suprema dea di tutti. Dai, Haribol. Jai Radha Madhava ki jai. Sri Radha Krishna ki jai. Va bene, abbiamo un po' di tempo. Vi devo mostrare qualcosa che riguarda anche il servizio estatico verso la coppia divina. A Prabhupada avevano detto, no, se ci puoi dire qualcosa di estatico sulla relazione, no, che noi abbiamo con Radha e Krishna. Srila Prabhupada ha detto, per adesso che siete nel mondo materiale, distribuite libri, aiutate me a distribuire questa conoscenza. Quindi vi volevo far vedere, condivido con voi delle foto che oggi mi ha mandato il Kirtan Prabhu di, credo che sia Bhakti Stefania. Ora devo andare a vedere su WhatsApp. Però sì, Bhakti Stefania. Se qualcuno mi aiuta, se no vado a vedere un attimo. Bhakti Stefania. Ah no, Ilaria, scusate, Ilaria, non Bhakti Stefania. Ilaria da Palombara Sabina nel Lazio. Ed ecco a voi. Da Ilaria, Bhakti Ilaria da Roma, sì. Allora. Riuscite a vedere? Mi sa che non si, sì, si vede. Aspetto che si veda anche su Facebook. Allora, guardate, qui c'è. Guardate cosa ha fatto Ilaria. Ecco, qui potremmo fare scoprite l'intruso. Guardate, qui non so, sembra un bar e c'è un regalo trascendentale. C'è il sentiero della perfezione sul tavolo. Quindi vediamo stasera, veniamo ispirati su come, dopo aver cantato Jai Radha Madhava, possiamo mettere in pratica ciò che piace a Srila Prabhupada e a Krishna. Vediamo un'altra foto. Guardate qua, pubblicità. E anche qui c'è il sentiero della perfezione, lo yoga per l'era contemporanea. Così possiamo vedere che è molto facile posizionare questi libri. Guardate che qui veramente c'è da fare scoprire l'intruso, dove si troverà? Qui c'è la diavolina, ci sono vari altri elementi, poi c'è karma e reincarnazione. Arrival! Anche qui, sempre nella pubblicità, karma e reincarnazione. Pensate chi lo troverà, ci vorrebbe una videocamera per vedere l'espressione delle persone che prendono il libro e dicono: ah, cosa sarà mai questo libro? E poi qui, ecco, insieme al caffè c'è il caffè anche decaffeinato, tra Lavazza Oro e Lavazza Deck, nella terza fila dall'alto. C'è il sentiero della perfezione, quindi chi andrà a comprare il caffè troverà un super eccitante che lo guiderà verso il mondo spirituale, un booster energizzante per il mondo spirituale. Qui c'è un'agenzia funebre, agenzia funebre, è sulla cassetta della posta c'è karma e reincarnazione, giustamente, un buon posto per avere delle informazioni in più. E anche qui c'è Progetto Bellezza,
E anche qui, beh, qui sono gli insegnamenti della regina Kunti sul pleasure. Pleasure significa piacere. E qui la regina Kunti ci fa capire qual è il vero piacere. E qui Hare Krishna. Non lo commento, si vede però dove è il posto mancante, dove c'è il posto per il libro. E qui ci sono tra i fiori quasi non si distingue, ma chi andrà a prendere la piantina, questa è la Sanseveria, si chiama quella pianta. Se toglie quella pianta, vedrà che c'è anche lì gli insegnamenti della regina Conti. Sabato, dice Laura, Akshaya Tritya, ottimo per distribuire libri trascendentali, dice la Prabhupada. Akshaya Tritya è un giorno molto particolare, avviene una volta l'anno, che è considerato il giorno dei nuovi inizi. Quando uno vuol fare un progetto, un qualcosa, dovrebbe iniziarlo perché abbia un buon fine il giorno di Akshaya Tritya. Quindi già è Laura. E vediamo qua, guardate qua, smacchio tutto, omino bianco, tra i detersivi più potenti c'è karma e reincarnazione. Come smacchiare il cuore da tutte le impurità. C'è karma e reincarnazione per tutti. Jai, Bhakti Nilaya Ki, Jai. Congratulazioni, bellissima. Ci ha ispirato tutti. E quindi sì, continuiamo con i libri del destino. Harikirtan Prabhu ha messo il link. Stiamo vedendo come in molti altri posti d'Italia anche lo stanno facendo. I devoti sono molto ispirati. Srila Prabhupada è molto contento perché quando venivano distribuiti i libri, Srila Prabhupada era molto contento. E se soddisfiamo Srila Prabhupada, anche noi possiamo diventare il Vraja Jana Ranjana. La gente di Vraja per diventare anche noi amanti di Krishna e protetti da lui, così come lui sa fare molto bene. Giovanni Asta chiede: so che c'è un'etichetta da lasciare sui libri. Sì, c'è un'etichetta che viene data dai devoti della Domus. Basta chiamarli e loro poi danno istruzioni. Giovanni, penso che tu debba chiamare Harikirtan Prabhu o Tulsi Gopi o Gorakaruna Prabhu e loro ti daranno indicazioni. Ecco, dice, sì, le spediamo insieme ai libri. Avete visto? È facile. Qualsiasi parte del negozio, in posti riparati dove il libro non venga rovinato dalle intemperie, quindi in un posto riparato, dove non arrivi pioggia, grandine, tsunami. Ma in posti, ecco, avete visto, è molto facile insieme a Lomino Bianco. Poi ci si può ingegnare, basta essere creativi e capire dove si può mettere questo regalo trascendentale. Va bene, devoti, io vi saluto tanto tutti, auguro a tutti una buona serata e buonanotte con i sogni di Krishna. Hare Krishna, grazie. Arrival, Hare Krishna. Salutami Vittoria. Sì, grazie. Qui Harikirtan Prabhu dice, oggi siamo a 253. Vogliamo raggiungere i 400? Sì, approfittando della Kshaya Tritya, mi sembra proprio una buona cosa. Arrivalo che va la Bhakti Mataji, Emanuele Prabhu, Tatiana, Hare Krishna. Sì, mi sembra proprio una cosa bellissima. Possiamo raggiungere i 400, mi sembra proprio un bell'obiettivo. Per Akshaya Tritya, un nuovo inizio per questo mondo e questa era. Hare Krishna. Arrivo al Bhakta Matteo. Grazie tante a tutti e buona serata. Hare Krishna. Ah, Tatiana Radha Charan. Hare Krishna. Mataji, scusami. Radhacharan Hare Krishna, Aribal Valentina e omaggi a tutti i devoti e a tutti i presenti. Aribal Hare Krishna, Aribal.